Improvvisamente l'inverno scorso, che cosa è successo l'inverno scorso e che cosa vi ha spinto a questo Allora, documentario? improvvisamente l'inverno scorso è successo che il governo Prodi ha presentato la legge sui Dico, poco una settimana dopo è caduto questo governo sulla missione in Afghanistan. Poi Andreotti ha tranquillamente detto che non poteva dare la fiducia a un governo che ha appena provato a fare una legge per le coppie di fatto e così siamo entrati in crisi di governo, nella prima crisi di governo. E io stavo su una seggiovia in Alto Adige quando mi è arrivata la notizia e a questo momento, in quel momento ho detto non posso non reagire come cittadino ma anche come giornalista a questa faccenda. E così diciamo, ho deciso io di fare questo film pensando che Super poi Gugu, no? Si è entrato in una cabina telefonica, è uscito. Devo fare questo film. dalla seggiovia poi Dalla sono seggiovia. È caduto. Meno male che c'era la neve. E per me era abbastanza chiaro che il modo migliore per raccontarlo sarebbe raccontare la nostra storia. E il problema era che dovevo convincere Luca, che era un lavoro durato fino ad agosto, di un anno fa, quando abbiamo iniziato a montarlo, perché Luca fino a quel momento non ha mai veramente creduto, nel film, nella possibilità che poteva diventare un film. E poi invece era molto contento di partecipare, vero? Beh, è molto divertente perché adesso ci invitano ai festival in quanto entrambi i registi ci devono invitare a tutti e due, capito? E così Certo. facciamo un sacco di bei viaggi. Questo era il mio fine ultimo. Ci sembrava che il documentario, oggi, allo stato attuale delle cose, sia l'unico in grado di raccontare l'Italia. Oramai non viene più raccontato né dalla televisione né dai telegiornali né dalla fiction. E quindi il successo anche che il documentario sta avendo nel nostro paese, ma anche se vuoi in tutto il mondo, è proprio che racconta delle storie vere. E perché le storie siano vere, bisogna che abbiano dei protagonisti veri in cui il pubblico possa identificarsi. E noi abbiamo pensato che, appunto, essendo la nostra storia, sarebbe stato onesto essere noi in prima persona a metterci in gioco e quindi a dare corpo a questa cosa. Cioè, volevamo per la prima volta che una coppia gay fosse rappresentata lontano dallo stereotipo abituale, quello che si vede nelle fiction in cui alla fine della puntata qualcuno si suicida. E quindi volevamo proprio, in realtà quasi inconsciamente, non ci siamo resi conto del fatto che stavamo per fare una cosa così forte, così originale, perché a noi sembrava assolutamente naturale raccontare noi stessi. Poi, vedendolo sul grande schermo, tutti poi ci dicono: ah, sarei stati molto coraggiosi, molto coraggiosi, molto coraggiosi, perché in effetti sembra strano che qualcuno dia proprio faccia, nome, corpo, casa, perché poi alla fine se vedi il film sai tutto di noi, alla fine ti sembra riconoscerci. E quindi in questo senso siamo stati, se vuoi, coraggiosi, ma assolutamente inconsapevolmente, senza rendercene conto. Sì, in realtà io penso che ognuno di noi, al di là dell'orientamento sessuale, ognuno di noi ama circondarsi delle persone che la pensano come lui, ci creiamo dei microcosmi in cui ci muoviamo con agio, sapendo che comunque nulla ci potrà succedere. Però io credo che sia doveroso ogni tanto mettere il naso fuori, anche solo per prendere atto del fatto che esiste qualcuno che la pensa diversamente e ricordarsene, perché altrimenti il rischio è che quello che è successo a noi, che ci si dimentica e si pensa che tutti la pensano come noi, e dopo poi ci rimani male, dopo è veramente uno shock culturale. Per noi se noi non avessimo fatto questo documentario, non saremmo arrivati preparati alle elezioni, il risultato elettorale ci avrebbe sconvolto, non che non ci abbia sconvolto, però in un qualche modo eravamo preparati, capito? Quindi oggi posso dire sì, io lo pensavo che avrebbe vinto la destra perché l'abbiamo visto con i nostri occhietti facendo le interviste per strada e altrimenti veramente non ci avrei creduto, avrei pensato in brogli elettorali, hanno fatto il lavaggio del cervello. Invece purtroppo è evidente che in Italia sta succedendo questo e quindi ogni tanto uscire dal proprio, poi uno ci ritorna nel proprio guscio perché comunque non vedo perché no, si sta bene, però bisogna ogni tanto fare questo esercizio, uscire fuori e vedere com'è. Noi non abbiamo voluto raccontare l'Italia, non abbiamo l'ambizione di aver raccontato il nostro paese, sarebbe stato impossibile, l'abbiamo fatto qui a Roma in cucina, per cui figurati, abbiamo usato la sineddo, che cioè la parte per il tutto, noi abbiamo raccontato un'Italia che pure c'è perché l'abbiamo vista con i nostri occhi, e che è evidentemente l'Italia più intollerante, ben conscio del fatto che fortunatamente non sono tutti così. È evidente che noi siamo andati un po' nella tana del lupo, siamo andati a sentire i fascisti, siamo andati a sentire quelli di Comunione e Liberazione, gli integralisti cattolici, quindi è evidente che avremmo avuto risposte di quel tipo, anche se è vero che noi non ce l'aspettavamo così. In
così violenti, così fermi, così incapaci anche di argomentare la loro opinione. Gli slogan che loro ripetevano fermamente erano di per sé sterili, perché poi una volta incoraggiati a argomentare, dire sì, ho capito, una minaccia per la famiglia, ma in che senso? Mi spieghi? Poi ti accorgi che non sono capaci, perché sono slogan. E gli slogan nella loro natura non sono poi facilmente spiegabili. E quindi quell'Italia che noi abbiamo raccontato è un'Italia che c'è, che esiste, che evidentemente è andata a votare e sono tanti, quindi è giusto che si sappia e si prenda atto del fatto che c'è questa Italia. Tuttavia, ripeto, non è che noi pensiamo che abbiamo raccontato l'Italia, mi piace pensare che poi ci sia un'altra Italia da un'altra parte che magari non è andata a votare quel giorno perché magari è veramente disillusa, incazzata, stufa, eppure quello è, e lo capisco, lo posso anche capire. Per il mio modo di lavorare anche come giornalista, no? Cioè, il ruolo del giornalista è quello di ascoltare l'altro e non di attaccarlo. Mm. E mi è successo solo una volta che ho perso la pazienza al Family Day, cioè dopo mesi e mesi che ci sentivamo dire le stesse cose, quel giorno al Family Day era un po' troppo. Ma l'abbiamo tagliato, lo metteremo negli extra del DVD. È una scena molto divertente in cui Gusta proprio si incazza e dice basta, mi sono rotto! E quell'altro fa io sono incazzato, lui fa io sono ancora più incazzato e quell'altro io ancora di più. La realtà è che il nostro film non fa comodo a nessuno, è un film che sputtana un po' tutti. Noi abbiamo cercato proprio in quanto giornalisti di non essere faziosi, di essere oggettivi, di raccontare le magagne laddove però siano. Punto di vista. E quindi ne escono un po' malino sia a destra che a sinistra, e quindi in un periodo di pre-campagna elettorale, di pre-voto, di pre-elezioni, ovviamente non era comodo. Ora, visto il risultato anche elettorale, diventa ancora più scomodo e quindi in un qualche modo non ci meraviglia questo atteggiamento, che comunque è un atteggiamento perbenista, pavido, che denota mancanza di coraggio, che sono un po' poi la cifra del nostro paese. Quindi non ci aspettiamo che Rai o Mediaset facciano una gara per comprare i diritti del nostro film. Però abbiamo avuto ottimi riscontri invece proprio a livello locale da una serie di realtà, di associazioni in tutta Italia. Siamo andati già in 23 città, la prossima settimana riprendiamo il tour, cerchiamo di farlo vedere in tutti quei posti dove non avrebbero avuto possibilità altrimenti di vederlo. Il tour è andato già all'estero? Sì, il tour è già andato all'estero, siamo già stati, abbiamo vinto in Spagna, siamo stati a Toronto, andremo a New York, Tel Aviv, Jakarta, Bali, guarda la lista è lunga. E ci piace raccontare questa storia, ci piace accompagnarlo, ci piace poi avere un confronto con il pubblico, ascoltare le loro domande. È un po' un atteggiamento, se vuoi, un po' protezionista quello che abbiamo verso il nostro documentario, ma è veramente come una madre che accompagna un figlio a scuola il primo giorno e vuoi proprio vederlo muovere i primi passi. E quindi quello che è successo al nostro film fino adesso è veramente a qualcosa di straordinario in sé. E ci piace pensare che fosse giusto così. Non abbiamo rimpianti, non è che avessimo grandi velleità in questo senso.